Ciao e benvenuti sul canale YouTube Giacomo e Claudia, dove vai? Oggi vi portiamo a vedere una delle manifestazioni più belle in assoluto, la festa dei Gigli di Nola. Inserita dal 2013 come patrimonio orale e immateriale dell'umanità dell'UNESCO. Protagonista, al di là del patrono, sono i Gigli, obelischi danzanti di oltre 20 metri, sostenuti da un gruppo di cullatori sottostanti. Ma venite con noi, andiamo a vedere. La meraviglia che suscitano incrocia folklore e fede. Per i nolani la festa dei Gigli rappresenta un momento di esaltazione che conferma ogni anno la devozione secolare nei confronti di San Paolino, nato quasi 2000 anni fa. La storia narra che circa 150 anni dopo la morte di Paolino, vescovo di Nola, avvenuta il 22 giugno del 431 d.C., Papa Gregorio, in un suo dialogo sulla carità, decise di raccontare le peripezie a cui fu sottoposto Paolino durante le invasioni barbariche. Nola in quel periodo era devastata dai barbari. Paolino aveva speso tutte le sue risorse per riavere i prigionieri e sostenere le famiglie cadute in disgrazia, quando si commosse al racconto di una vedova alla quale era stato strappato l'unico figlio inviato in Africa, come schiavo, alla corte del genero del re. Paolino si commosse e propose alla donna di scambiare se stesso con il figlio. La vedova voleva rifiutare, ma Paolino la persuase ed insieme partirono alla volta dell'Africa. La madre chiese udienza al re, barbaro, che accettò lo scambio. Durante la schiavitù, Paolino, fintosi giardiniere, riuscì a conquistare la simpatia di alcuni cortigiani, esprimendo anche profezie sulla sorte del popolo vandalo. Il re, venuto a conoscenza del suo potere divinatorio, prese a frequentare Paolino, che in seguito confessò di essere il vescovo di Nola. Spaventato dalla rivelazione, il re gli restituì la libertà, chiedendogli cos'altro volesse, e Paolino chiese la liberazione di tutti i nolani. Così fu. A quel punto la storia finisce e parte la leggenda popolare. Gli abitanti di Nola, saputo della liberazione, accolsero il vescovo e gli schiavi liberati organizzando un corteo, delle consorterie, dette delle arti e dei mestieri. Per la gioia, ognuno degli abitanti portò con sé un giglio per farne dono a Paolino. Oggi quei fiori sono sostituiti dagli obelischi di legno decorati e altissimi, dei veri e propri giganti che si sfidano lungo le vie di Nola, in una danza scenografica di altissimo impatto. Vento del sud, accarezzaci, portaci fuori dal mondo, dove ci possa urlare la leggerezza di un sogno. Ferma l'estate nel cielo se puoi, ai 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 ai, rubala il tempo soltanto per noi, ai 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 ai, ferma l'estate nel cielo se puoi, ai 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 ai, rubala il tempo soltanto. Con la figlia, con il telefono, la strada con il
e il continuo ministero nell'intercessione. Questo abbiamo terminato. Vi ricordo che abbiamo visto la festa dei Gigli di Nola. Veramente, ma veramente bella. Vi ricordo che siete sul canale YouTube Giacomo e Claudia Dove Vai? Se la cosa vi è piaciuta, mettete un mi piace. Ciao e alla prossima! Basta solo un attimo per guardarci e capire chi siamo. Negli occhi tuoi ci sono i secoli, ai 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 ai. Negli occhi miei c'è che ti amo. Vento del sud, accarezzaci, portaci fuori dal mondo, dove ci possa cullare la leggerezza di un sogno. Ferma l'estate nel cielo se puoi, ai 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 ai. Rubala il tempo soltanto per noi, ai 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 ai. Ferma l'estate nel cielo se puoi, ai 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 ai. Rubala il tempo soltanto per noi. Accarezzaci, accarezzaci col tuo respiro profondo, oh, portaci via verso il mare.